Anche nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati decessi per Covid a Prato ed è il tredicesimo giorno consecutivo che accade, mentre in Toscana c'è stata una sola vittima, un uomo di 70 anni deceduto in provincia di Siena. Sono invece 25 nuovi contagi accertati nell'area pratese, in leggera diminuzione rispetto ai 30 di ieri, e 191 quelli totali in regione. I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino che fa il punto della pandemia. I nuovi casi sono scaturiti dall'analisi di poco più di 4.200 tamponi, con il tasso di positività che sale al 4,53%, 9,5% sulle prime diagnosi. L'età media dei nuovi casi scende a 29 anni, in particolare il 36% a meno di 20 anni, il 38% tra 20 e 39 anni, il 20 tra 40 e 59, il 5% tra 60 e 79 e solo l'1% a più di 80 anni. I ricoverati negli ospedali toscani sono 90, 8 in più rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva. In questo caso il numero è stabile. Intanto a Prato l'hotel Datini ha cessato di essere un albergo Covid ed è tornato alla normale ospitalità turistica e business. Nei 9 mesi in cui la struttura è stata dedicata ad accogliere persone in quarantena, sono stati in tutto 923 gli ospiti.